beccato anche oggi. Dove mi stai portando e che cosa facciamo oggi? Oggi per la rubrica itinerari andiamo a Pavia e facciamo vedere ai nostri amici qualche posto proprio in città caratteristico, dove adesso che l'acqua si è alzata del Ticino sono posti dove si prende dei bei pesci. Bei pesci, che intendi, che tipo di pesci? I pesci, sai, nei fiumi sono sempre quelli. Anguille? Però qua ci sono le anguille le hanno trovate a Comacchio, là nelle valli. Ah, vabbè. Là ci sono le anguille. Guarda, nei nostri fiumi le anguille sono veramente calate drasticamente negli ultimi 20 anni. Purtroppo la situazione delle anguille è questa. Fu un po' per l'avvento dei siluri, un po' per tante cause che non stiamo qua ad elencare. Però adesso con Barbie, Prem, Aspi, qualche cavedano che si stanno, sono in ripresa i cavedani, fortunatamente. Probabilmente hanno trovato un equilibrio con i predatori e con le condizioni dell'acqua stessa. Si stanno riprendendo e qualche bel cavedano anche su tutti i social si vedono, insomma. Qua in città non è difficile prendere dei cavedani molto grossi, di conseguenza questi posti sono popolati di cavedani, brem, barbi e aspio, e a volte qualche silurotto pescando a bolognese si può anche prendere. Bene, visto che i cavedani sono in ripresa, vado a riprenderli. E vai! Primo posto, Teo, dove siamo? Guarda, stavamo andando sul Ticino, ma non posso non soffermarmi nell'ultima conca del Naviglio, perché qui anni fa disputammo una finale dei campionati provinciali di Milano e poi di conseguenza anche di Pavia, no? Perché comunque tutta l'attività agonistica veniva svolta sul Naviglio pavese, dalla Certosa all'ultima conca. Questa è sempre stata una conca molto pescosa e particolarmente curata dai pescatori di Pavia, che è un fiore all'occhiello, perché ci sono molti pesci, lo tengono ripopolato, e l'unica nota negativa purtroppo è che d'inverno i cormorani qui rovinano quasi totalmente il lavoro fatto da questi pescatori. Che documenti servono qua, Teo? Qui ci vuole la PIPSAS e la governativa, come per pescare. Qua c'è il regolamento della PIPS che ha scritto chiaramente quali sono le regole per poter pescare in questo tratto, ma questo è proprio un posto per gli amanti, diciamo, della pesca con l'acqua non molto veloce, abbastanza lenta. Questo è un posto molto molto carino. Parcheggi vediamo che ce ne sono. Sì, parcheggi qualcosa qua c'è, di conseguenza. E adesso proseguiremo e arriveremo a vedere uno dei posti più rappresentativi, più belli che ci sono sul Ticino. Va bene, ti seguo. Siamo arrivati, te, abbiamo anche trovato parcheggio. Hai visto? No, qui è un posto abbastanza comodo. Abbiamo costeggiato in sponda destra il Naviglio che va dentro nel Ticino e siamo a monte, diciamo, dello sbocco del Naviglio. E qua vi farò vedere due posti meravigliosi. Uno che è sotto il metanodotto, che è a valle del Naviglio. E un posto appena sopra che adesso ci prendono delle brem enormi. Grazie, molto gentile. Prego, prego. Mi porti in una selva oscura. Qui è la confluenza tra lo sbocco del Naviglio,
dove pescano anche dei lucioperca col vivo o con le gomme, in questo preciso punto qua. Anzi, vedi, guarda che ci sono dei pescatori là, vedi? Che là stanno pescando proprio i lucioperca col vivo, perché hanno i galleggianti fermi lì. E qui è una, questo è il naviglio che sbocca dentro nel Ticino, e qua c'è il Ticino. Ecco, qua c'è una spallata. Questo punto qui, questo qui, adesso si è alzato il fiume, ma quando si abbassa leggermente si va giù con gli stivali. Qui c'è 6 metri d'acqua, 5 metri e mezzo, ed è un posto magnifico. Qua ci sono dei bremoni e dei barbi enormi. A valle del naviglio, che è questo che viene dentro, c'è il metanodotto. Anche lì ci sono 2 o 3 postazioni dove ci sono dei cavedanoni esagerati. Perciò ricordiamoci dei vecchi posti di anni fa, perché adesso sono poco frequentati, perché le persone si dimenticano dei vecchi posti dove si può pescare e passare una bella giornata. E questi sono i posti, diciamo, più importanti vicino al naviglio. Ne abbiamo ben 3: la conca, sopra il naviglio e sotto al naviglio. Sotto al naviglio la capra campa? Non lo so se canta o capra o canta. Dove siamo arrivati adesso, Teo? Adesso a valle del metanodotto. Prima di arrivare al metanodotto, tanto per darvi delle indicazioni per potervi orientare, prima di arrivare al metanodotto, che non ci siamo soffermati perché si vede lì sotto, è bellissimo, c'è una stradina che gira a sinistra, l'abbiamo presa e siamo arrivati alle Buchine, dove abbiamo fatto il servizio dei maccheroni. Questo qui adesso il Po si è alzato. Il Ticino in settimana riceveva poco, da ieri il Po si è riabbassato e adesso la corrente è cominciata a partire, perché il Ticino risente molto dalle condizioni del Po. Di conseguenza, se il Po riceve dal Ticino, la corrente comincia a partire. Se invece il Po è alto e blocca un po' la corrente del Ticino, la corrente è molto lenta, pur essendo il fiume molto alto. Questa è la caratteristica di Pavia. Ragazzi, qua siamo in città di Pavia, Battellieri Colombo, a valle dell'Imbarcadero, dove abbiamo fatto il video. Adesso il Ticino è spettacolare perché è leggermente alto, ha fatto, come dicono qua a Pavia,
una punta d'acqua, si è alzato. Alla fine dell'imbarcadero ci sono delle postazioni dove noi abbiamo già fatto un servizio e questo è un altro spot. Problemi di parcheggio zero qua? Zero, perché abbiamo dietro i parcheggi di conseguenza... Liberi tra l'altro? Liberi, sì, soprattutto il sabato e la domenica sono molto liberi. In settimana certo c'è da guardare un attimino, però non ci sono problemi. E poi la domenica è gratis, cioè non si paga niente. Roby, vedi, ci sono i due pesche, c'è una passata stupenda adesso, guarda, c'è l'acqua che spinge giusta, guarda, infatti loro sono pescatori locali di Pavia e tac, li abbiamo beccati qua sul nostro posto, nostro per modo di dire. I posti non sono di nessuno, i posti sono di tutti ed è giusto che la gente vada a pescare e che gli insegniamo di venire a Pavia a pescare nei posti storici e meravigliosi. Teo, c'è un barbo in canna, dove siamo arrivati? Siamo al Bardelli, al ristorante Bardelli, a monte del ponte di Pavia, nello spot dove abbiamo fatto praticamente il servizio. I barbi del castello, i barbi del ponte. Là, i barbi del ponte, e c'è un nostro amico qui che ha appena guadagnato un barbo. Questo è uno degli itinerari classici di Pavia, insieme agli altri, ovvio. E la testimonianza, tac, c'è stata immediatamente. Qua si cattura forte. Allora, col ponte alle spalle, facciamo i saluti. Ti giri? Con il ponte alle spalle, oggi abbiamo fatto l'itinerario classico di Pavia. Ragazzi, Pavia offre il mondo. L'importante è che su questi punti che vi abbiamo fatto vedere venite armati cioè, beh, è pericolosa sta frase. Pastura al formaggio, bigattini e anche incollati, palle di pastura, se volete mettere qualche bigattino morto dentro la pastura appesantita magari con un po' di ghiaia, ci sono delle brem molto grosse e questo è la peculiarità di Pavia, che puoi prendere brem, cavedani, aspio, qualche siluro ogni tanto e barbi. Senti un po' i documenti. Documenti? Sì, non ti chiedo i documenti che servono per pescare. Diciamo i documenti sono la FIPSAS e la governativa, come sempre, e monetine per il parcheggio se venite la domenica senza monetine. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Fausto, grazie. Ciao, delle dritte. Ringrazio Fausto che ci ha fatto fare le strade giuste per poter... Non è complicato, perché è il ponte di riferimento. Comunque, ciao a tutti, siamo nella rubrica itinerari di pesca sportiva. Di conseguenza, un saluto a tutti. Ciao.